Mi trovo in compagnia di due personaggi adesso. Alla mia destra l'ingegnere Antonio Diomede, presidente dell'AREA, Radio Televisioni Europee Associate, e poi a sinistra il mitico Nino Postiglione, anima di Radio Potenza Centrale, che questa sera qui a Villamare ha mandato in diretta per alcune ore tutta la cerimonia di intitolazione della grande piazza, oserei dire, qui di Villamare, intitolata appunto alle Radio Libre, Radio Libre 1976. Presidente, le sue impressioni, perché ho visto che era commosso questa sera. Impressioni bellissima, perché tutto poteva immaginare che in Italia, in mezzo a tanta mala politica, c'è una cosa buona, fatta in un paese, un paesino piccolo, un villaggio splendido da cartolina, che si è ricordato appunto di noi, della libertà che ogni cittadino italiano ha conquistato attraverso le radio, le televisioni, attraverso questo stesso canale che sento che è molto, molto visitato, molto cliccato. E quindi, nel fare i complimenti a voi, dobbiamo ricordarci però che se questa libertà è stata conquistata negli anni con grandi sacrifici. Forse io non avevo mai immaginato che un sindaco, una giunta comunale e soprattutto un ex editore e un collega come te, Tonino, si ricordasse di noi, di questa libertà. Questo lo porteremo come fiore all'occhiello a Roma. Io lo saluto a nome di tutte le radio e le televisioni associate locali italiane ed anche estere, perché rappresentiamo anche 50 televisioni estere europee. E quindi lo porteremo, parteciperemo nel mese di giugno a un festival europeo e porteremo anche questo spezzone di libertà, che è un esempio che vogliamo portare al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per dire che nei libri di storia esistono i garibaldini, esistono i grandi eroi dell'Unità d'Italia come Mazzini e come Cavour e come tanti altri personaggi che conosciamo, ma esistono tanti sconosciuti che hanno fatto l'Italia e che la mantengono ancora unita e libera. Bene. Nino, le tue impressioni, stasera hai fatto gli interventi proprio che il cuore ti comandava, vero Nino? Allora, innanzitutto devi sapere che quando io mi trovo di fronte a una telecamera e un microfono divento il padrone. Perché? Mi spiego perché. Perché i fratelli Polito, che ci stanno riprendendo, grandi personaggi del Golfo di Policastro, mi conoscono anche come, come giornalista di assalto per quanto concerne la televisione. Allora io ti voglio rispondere con una grande provocazione. Scusa Paolo, ti dispiace stare un attimo zitto che stai assistendo a una cosa importante. Per farti capire che cos'è la radio e che cos'è la radio che potrebbe anche essere trasformata oppure adattata in televisione, ti faccio vedere. Giammane Mopoli, vieni con me, vieni. Ragazzi, venite, seguiteci tutti, seguiteci, venite. Andiamo, per cortesia, chiama tutti quanti, venite. No, perché volevo far capire un pochettino che cos'è. Allora, che cos'è la televisione? Come si fa la televisione? Come si fa la televisione? Dov'è? Vieni a vedere come si fa la televisione. Vieni. Allora, facciamo così. Questa è la libertà. Venite ad assistere, amici. Che santa miseria ladra. Possibile che... Allora, noi ci stiamo trovando in questo corso, che non so come si chiama. Ditemi come si chiama questo corso, qualcuno mi suggerisce. Dove abbiamo la possibilità di vedere la spazzatura, per esempio. No, vedete la spazzatura. Dove i cittadini, per evitare che i cani, che so io, facciano scempio, quando altro legano... la spazzatura al recinto, in maniera tale che poi passa lo spazzino e prende la spazzatura. Allora, noi adesso entreremo in un negozio. Che cos'è questo? È una pasticceria. Entriamo in una pasticceria un attimino, perché dobbiamo vedere. Vedi che non si intende. Entriamo in un attimino in una pasticceria, perché è importante. È permesso? Si può? Scusate, stiamo facendo una piccola registrazione. Sta parlando al telefono, aspettiamo. Un attimo che stai parlando al telefono. Buonasera. Un attimo di pazienza, proprio 30 secondi, vediamo. Buonasera, scusi, permettemi, io mi presento, io mi chiamo Bonaventura Postiglione, volevo farle un'intervista velocissima. Questa è una pasticceria, lei è un pasticciere? Non la faccio da tempo la pasticceria. Quindi non fa da tempo la pasticceria. Senta, ci può dire qual è il dolce della zona, il dolce particolare che... Generalmente della zona, generalmente sono dolci di Salerno e di Napoli.
quindi a Sfogliatella, per esempio. Sfogliatella, per esempio. Oppure? C'è della zona, non è che ce ne sia. Non esiste, qui non esiste una cultura delle... Un'altra cosa. Cioè, tutte le pasticcerie sono sempre gente che sono venuta da Salerno, da Napoli. Ma voi che siete di Villamare, Vibonati, Villamare. Fatemi, e qual è il dolce che faccio? Per esempio la pastiera di Pasqua. La pastiera di Pasqua, la pasta di mandorla, questo che... Ho capito. E voi avete tramandato la vostra arte, diciamo, di pasticcere a qualcuno? È rimasta a zero, non avete avuto un prosieguo. Balla la miseria. E mo devo pure chiudere. Addirittura, mannaggia, e perché? Perché sono vecchio. Come vi chiamate? Il nome di battesimo? Raffaele Galicchio. Raffaele, basta. Raffaele, io vi ringrazio per questa bellissima intervista e vi saluto. Grazie, buonasera. Io faccio la raccolta delle strette di mano. Se il cameraman ci inquadra la raccolta delle strette. Okay. Grazie Raffaele, tante belle cose. Buonanotte, che Dio ti mandi tanta buona salute e buona serata a te. Andiamo avanti, andiamo. Vabbè, ci fermiamo qua. Possiamo continuare, Diomedio, ci fermiamoci. Andiamo avanti. No, se andiamo lì. Indietro. Allora, per far capire, c'è il modo di fare radio. Così facevamo la radio. Questa è la TV di strada. Questa è la TV di strada, però. Esatto. Questo è il modo di fare radio. Così facevamo radio tanti anni fa. Mi ha fatto l'intervista e mo sei andato. Così facevamo radio, così si può fare anche la televisione. Cioè, nel senso di parlare con la gente. Lupino! Allora, di parlare con la gente, caro Diomede, di poter far uscire fuori quelle che sono le realtà locali. E perché noi abbiamo fatto anche espressioni genuine proprio del dialetto del posto, perché questo è importante. Il dialetto è una cosa, un patrimonio culturale che si è scoperto recentemente. Anche il mondo della cultura ha capito, per esempio nella scuola l'attuale ministro Gelmini ha capito benissimo che bisogna tutelare alcuni dialetti, e tra questi dialetti, oltre al romano, c'è il dialetto campano in generale, quello fiorentino, ma tanti, che dire del dialetto veneziano, il genovese, il siciliano, e per esempio il barese, ciawant, per esempio. Si acchiappa. Allora, io quello che volevo dire adesso, per far capire in non so un paio di minuti, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto informazione, perché abbiamo informato che in questa zona non c'è un vero prodotto dolciario se non quelli napoletani, salernitani. Abbiamo parlato, abbiamo fatto pubblicità a un'attività commerciale, se vogliamo, abbiamo praticamente mosso, diciamo, quello che evidentemente era statico, fermo. Allora, se questo dovesse essere, diciamo, il compito di coloro i quali vogliono fare l'informazione libera, quella, come dicevo a Tonino oggi, l'informazione senza cravatta, l'informazione fresca, allora eccola lì, l'abbiamo dato una dimostrazione pratica, quindi ho risposto alla tua domanda facendoti, ti ridò il microfono, prego. Sei un grande, Nino, sei un grande. Allora, Presidente, non ci sono precedenti, perché in effetti è il primo comune che entra nella piazza. Ne parleremo diffusamente anche nel mese di luglio, perché abbiamo promesso questo grande incontro il 28 di luglio. Sì, stavamo parlando con Nino di questa iniziativa, anche in una maniera un po' più organizzata e dettagliata. Nino si è come editore, uno dei maggiori editori del Centro-Sud, perché lui ha costruito, si può dire quasi dal nulla, una grande impresa editoriale che veramente, ecco, lo spirito in lui è questo, della massima libertà. Però abbiamo detto che approfittiamo di questa intitolazione, di questa iniziativa del Comune di titolare una piazza, per celebrare annualmente, invitare il Presidente della Repubblica affinché ogni anno venga celebrato, possibilmente anche ricordato nelle scuole, che la libertà costituzionale si è compiuta il 28 luglio del 2000 e del 1966 con la sentenza della Corte Costituzionale numero 202, che fino a quel momento praticamente i mezzi di comunicazione radiofonici e televisivi erano solamente dominio della RAI, quindi il monopolio. Quella sentenza ha detto sì, il dominio della RAI è finito, però rimane il monopolio della RAI per quanto servizio pubblico essenziale, però accanto al servizio pubblico deve coesistere anche un servizio libero privato,
e di qui è venuto conseguentemente, oltre a questa grande conquista di libertà, anche un'altra libertà a fianco a quella di informazione, che è quella della libertà d'impresa. Certo. Cioè che il libero cittadino, un cittadino è libero di iniziare un'impresa editoriale, cosa che prima era riservato a pochi. Certo. Quindi questo deve essere assolutamente ricordato e scritto proprio nella storia d'Italia, storia, come dicevo prima, insieme a tante altre piccole storie che poi hanno fatto la grande democrazia italiana, certo, a cui noi attenzione. L'articolo 21 della Costituzione, adesso io lo dico per i più giovani, perché ormai io dei capelli ne ho pochi, però li ho spesi tutti per queste cause, a volte diciamo anche di persona, bisogna, attenzione, che le libertà, e specialmente quello derivante dall'articolo 21 della Costituzione, non è una libertà conquistata definitivamente, va sempre vigilata, perché c'è sempre qualcuno dietro l'angolo o dietro di noi, che noi vediamo, apparentemente non vediamo, che vuole usurparci questa conquista, ce la vuole togliere, in parole povere. E quindi, poiché il tutore della libertà costituzionale chi è? È il Presidente della Repubblica. Noi inviteremo il Presidente della Repubblica a ricordare questa data e a stare attento, sempre attento, come nostro tutore, a vigilare sull'articolo 21 e a stare attento soprattutto a ciò che firma. Perché guardate, lo dicevo prima, le dittature moderne non si fanno più con le armi e con i golp di Stato. Non si fanno più con gli eserciti, non c'è più il generale che viene e dice io sono il nuovo dittatore, va, tutti buoni. No, le nuove dittature si fanno in modo silenzioso, conquistando i mezzi di trasmissione e di comunicazione. Certo. L'emittenza locale è un elemento ancora considerato un po' fastidioso all'interno di un assetto, nostro assetto democratico. Quindi c'è sicuramente sempre qualcuno che è pronto a dire Madonna, ma questi rompiscatole, togliamocelo una volta. E quindi non dormono la notte per fare leggi e leggine che alla fine li comprimono il nostro diritto. Allora, chi ci deve tutelare? Certamente ognuno di noi è impossibile, non ha lo status per poter dire e vigilare sulle conquiste. C'è solo una persona che istituzionalmente è il Presidente della Repubblica. Quindi noi faremo questo appello a Giorgio Napolitano, prima di ricordare questa data, secondo di stare molto attenti, specialmente in questi giorni, a ciò che firma, perché gli vengono propinati, io ho l'impressione, propinati dei leggi, leggine, piccoli commi messi appositamente in alcuni punti di leggi anche finanziarie che non c'entrano niente con le finanziarie, i nostri problemi, però ce li mettono sempre, codicilli che condizionano e li possono condizionare e limitare la nostra libertà. Allora io chiedo al Presidente Giorgio Napolitano di non fidarsi tanto di nessun governo, né di destra né di sinistra, eccetera. Lui non può essere parte di un governo, lui è parte del popolo, quindi si deve, l'unità, quindi si deve pervigilare e deve essere capace di capire quello che firma. Quindi se la tecnologia, quella che è avanzata, cosiddetta di quarta e quinta generazione, passa attraverso le leggi, deve stare attento che quella tecnologia non penalizzi la nostra libertà. A me risulta che questi giorni gli è stato sottoposto un decreto, il decreto 34, il decreto legge dell'attuale governo, ma può essere questo governo, ma anche altri governi precedenti di altri schieramenti hanno proposto decreti di questo tipo, che deve ben guardare se poi firmando quei decreti, se per caso l'ultimo cittadino d'Italia non gli viene impedito di poter usare questi mezzi. Perché è lui che ci deve tutelare. Questo è un discorso un po' così, diciamo, fastidioso da affrontare, e con l'umiltà di un cittadino, forse l'ultimo d'Italia, che è il sottoscritto, dico al Presidente, va bene, andiamo per il mondo a sostenere le nostre conquiste, andiamo con le bandierine a dire agli scolaretti che vi dovete ricordare di studiare nei libri di scuola l'unità d'Italia, ma altrettanto bisogna dire a questi scolaretti che loro devono poter continuare a usare questi mezzi anche quando saranno adulti, e lui ci deve garantire questo.